Belen furiosa dopo Domenica Live, non mi abbasso a certi livelli. Belen interviene dopo Domenica Live, non mi abbasso a certi livelli. Domenica Live si infiamma su Cecilia Rodriguez e Belen corre in difesa della sorella con fulmini e saette su chi ha tuonato contro Kepu. Ma mettiamo in ordine gli eventi. Nella tempestosa puntata del salotto di Barbara D'Urso non poteva mancare lo svisceramento dell'argomento della settimana del Grande Fratello VIP, l'amore sbocciato tra la Rodriguez piccola e Ignazio Moser. A esprimersi in toni tutt'altro che lusinghieri sui due baldi giovani è stata soprattutto Carina Cascella. A distanza di pochi minuti, quando sui social sono impazzati i sostenitori e i detrattori dell'affaire sentimentale, è intervenuta Belencita avendo parole molto dure sulle critiche piovute a Domenica Live, addirittura si parla di provvedimenti, e non risparmiando la Cascella. Andiamo a scoprire tutto. Belen interviene sulle critiche a Domenica Live e su Carina Cascella, ma di chi stiamo parlando? Cecilia e Ignazio, due bestie che non vedevano l'ora di accoppiarsi. Questa è la dichiarazione di Carina che ha più lasciato il segno nel dibattito del pomeriggio di Canale 5. A questo punto la discussione è strabordata su social, dove molti fan di Cecilia si sono riversati sul profilo Instagram di Belen chiedendo pareri e un intervento su quanto accaduto. L'argentina a quel punto, a chi l'ha informata delle frasi della Cascella, ha risposto: "Il fatto è, ma di chi stiamo parlando?". Liquidata con sarcasmo l'opinione di Carina, la modella ha poi dichiarato ad altri utenti: "Non vi preoccupate, prenderò provvedimenti, ma non mi abbasso a certi livelli". In questo caso, il suo bersaglio non è specificato, ma non è difficile farsi un'idea di chi intenda, tutti i detrattori della sorella che in questi giorni hanno usato espressioni di ogni genere per la sua scelta di lasciare Francesco Monte e iniziare una liaison con Moser. Cecilia e Ignazio, Belen contro tutti i detrattori. La calamità mediatica del triangolo Cecilia, Monte e Moser, in queste ore, è stata davvero intensa. Sul web è piovuto di tutto, così come in televisione si sono confrontate diverse opinioni sulla questione. Intanto i due piccioncini proseguono la loro conoscenza all'interno della casa e pare che tutto vada a gonfie vele. Ignazio addirittura sta già pensando ad un futuro comune post-reality.